Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo video. Allora, per questo video parto dicendo subito un grazie enorme a Giugiola, la mia grandissima amica Giulia, che mi tagga in questo video che si chiama Tutto tranne i libri tag, un tag che avevo visto per la prima volta più o meno sotto Pasqua, vacanze di Pasqua, sul canale di Fra Horus, che saluto, abbraccio, un grande di YouTube, insomma, da parecchio tempo, ecco, e l'ho visto sul suo canale, mi è piaciuto un sacco come tag, volevo farlo, ma sì, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, poi arriva Giulia, dice, boh, taggo Nick e facciamo sto tag che sono felicissimo veramente di fare, quindi grazie mille Giugiola per il tag. Prima domanda, un cartone che ami? Allora, cartone per me è difficile, perché me ne piacciono tanti, se devo proprio sceglierne uno scelgo il Gobbo di Notre Dame della Disney, che è il mio cartone Disney preferito, e quindi scelgo quello. Se dovessi scegliere invece uno cartone proprio più cartone animato che film a cartoni animati, probabilmente sceglierei Batman della Warner, X-Men, ecco, forse sceglierei quelli, intanto perdo anche i fogli. Poi, seconda domanda, la canzone del momento. Allora, quando stavo pensando di registrare questo, te lo dico Giugiola, così te ne fai una ragione, insomma, ero un po' in dubbio su questa domanda, perché, boh, non avevo una vera e propria canzone. Adesso la risposta è, ne avrei, anzi tante, perché adesso ne sto ascoltando Come nelle favole di Vasco, sto ascoltando, mi sta piacendo tantissimo la canzone Sign of the Times, ne sto ascoltando tante, ma la vera canzone del momento è Moseca di Enrico Papi, una canzone che per me è Papi, calcolate che io ho il santino suo, avete presente le immagini, quelle che cambiano, le emoticon, non le emoticon, si chiamano le card, quelle che cambiano, le olografiche, quelle che in base a come giri cambia espressione, ce l'ho in macchina dal 2012, credo, ho speso un patrimonio per trovare quella card. Per me Talpa è un grande, Papi, è detto Talpa, c'è tutta una storia per cui io lo chiamo Talpa, però insomma, ecco, Enrico Papi, quindi Moseca di Enrico Papi, una canzone straordinaria, il tormentore di st'estate per me, Stefania, quantomeno quello. Terzo punto, cosa faresti per ore tranne che leggere? Prendere il sole, io adoro prendere il sole, mi piace un casino prendere il sole, starei spiaggiato a vita, cioè al mio pontile, mi metto lì in giardino quando sono qua dalle parti di, insomma, qui di Robeco, da queste parti qua, mi metto al sole, bello, sento musica, leggo, prendo il sole, ma anche solo prendere il sole, una sdraio, una salvietta e io, gli anni, ecco, stare lì gli anni, mi piace come sensazione sulla pelle, come mi fa sentire, adoro prendere il sole, la natura, bellissimo. Poi, quarto punto, una cosa, le ho scritte tutte quante, perché, quarto punto, una cosa che faccio e che sorprenderebbe i miei followers, ma in realtà sai che non lo so, nel senso che faccio tante cose, a tanti stupiva il fatto che andavo a messa tutti i sabati, però boh, adesso boh, sembra un po' la rivoluzione l'andare a messa rispetto al non andarci, ecco. Direi quello, però di base lo sapete, non lo so, ecco, forse direi quello. Quinto punto, che cosa ami imparare? Io amo imparare dalla gente, adoro imparare quello che la gente ha da insegnare. Ognuno di noi ha qualcosa, io da ognuno rubo qualcosa, ognuno ha una fonte di ispirazione. Io, una parola che adoro è ispirazione, perché tutti siamo ispirati da qualcosa e io adoro farmi ispirare dalla gente, dall'architettura, dalla natura, dall'arte, dalla musica. Quindi adoro imparare, ecco, in generale adoro imparare quello che la gente ha da insegnare o quello che il mondo ha da offrire, quindi un po' tutto, ecco. Sesto punto, una cosa strana che sai fare. Allora, io so rivoltare gli occhi e questa l'ho fregata da Melania, guardate che roba, ti è, mazza, io so che tanti di voi si sono disiscritti, questo momento! È una cosa che io so fare, che sa fare anche TikTok, Melania, che lei non ha fatto ma io ho fatto, questa è una cosa, insomma, stramboide che so fare e che appunto ho scoperto condividere con Melania Costantino. Io so già che tanta gente avrà delle cose da dire. Oh Emilia, io voglio vedere cosa sai fare te di particolare, no? Saluto Emilia, ragazza straordinaria, mi risponde i tag, un abbraccio. Quando faccio i tag ormai penso a te Emilia, che devo fare? Dunque, una cosa. Poi 7, nomina qualcosa che hai fatto nell'ultimo anno, e ne ho fatte tante di cose. Su tutto, boh, direi forse... Nell'ultimo anno cosa ho fatto? Tatuaggi? Mi sono fatto un tatuaggio, ti è, questo è dedicato a YouTube, è un po' dedicato anche a voi, quindi vi dico questo. Che è Duca Vompi, questo ve l'avevo già fatto vedere, eccolo qua, in un video, vedete qua, Duca Vompi, ti è. Ne potrei dire miliardi di cose che ho fatto con Stefania, che ho fatto con gente che ho incontrato tramite YouTube, miliardi di cose, però ne dico una, dico una. Poi, 8, progetto personale più recente. Allora, progetto personale, io ne faccio pochi perché vivo molto
nell'attualità delle vicende, ecco, insomma, mi piace vivere la vita giorno per giorno, quindi non ho grandi progettualità, questo proprio di carattere, insomma, non è... quindi un progetto personale, se si può parlare di progetto personale, sto pensando alle vacanze, io parto tra poco, adesso non so quando caricherò sto video, insomma, faccio 10 giorni al lago, forse quello, non vivo di grandi progettualità, prendo le cose molto, molto come vengono, insomma, ecco. 9, racconto una cosa a cui pensi spesso. Penso spesso a tante cose, anche se non si direbbe, insomma. Una cosa a cui penso spesso, sapete che non lo so, una nello specifico. Vi dico cose a cui penso. Penso al tempo, che è una cosa che mi fa girare parecchio i coglioni. Penso al fatto che si va sempre avanti ma non si può tornare indietro ed è una gran fregatura. Penso che però la vita, nonostante quello, è una gran figata. Penso che sono felice. Penso ai libri che devo ancora leggere, quelli che devo comprare. Penso a quale canzone ascoltare tra poco. Penso a un sacco di cose. Penso alla mia ragazza, penso ai miei amici, alla mia famiglia, penso a Dio, penso a tante... penso, assicuro che penso, ecco. Penso quando andare a trovare Alice a Modena, quando andare a trovare tutta la gente meravigliosa che sta a Napoli, penso a quando fare tante cose, a trovare Sara a Perugia, quando andare a trovare Angelina a Grado, quando andare a trovare Sam a Trieste, i giri che devo fare, insomma, tante cose. Poi, 10, una cosa che ami. E anche qui, una cosa che amo, ce ne sono tante, ci sono i libri, c'è... a livello di passione, ci sono i tatuaggi, c'è la musica, se parliamo di persone, amo la mia ragazza, amo i miei amici, amo la mia famiglia, amo mille cose, ne devo dire una, Dio, perché se non c'è lui non c'è tutto il resto, quindi da lì a scendere tutto a salire, insomma, ecco, quindi Dio. Bonus, di la prima cosa che ti passa per la testa, e la prima cosa che mi passa per la testa è che mi piace sta maglietta, la primissima cosa, che mi piace perché l'ho comprata, vedete, io qua ho un tatuaggio, vedete qua, eccolo qua, e quando ho visto questa maglietta mi piaceva il fatto che fosse tagliata esattamente nel punto in cui ho il tatuaggio, e quindi me la sono, io poi non le provo, e quando vado nei negozi così non provo niente, pantaloni, magliette, pantaloni ogni tanto, però di solito vado un po' alla cieca, becco certe tramvate, perché mi rompo i coglioni, detesto lo shopping, non mi piacciono i negozi, una cosa che non sopporto sono i negozi, mi stanno sulle palle, tutti addosso, rompere le palle, fa caldo, sti faretti puntati, non riesco, vado quando proprio non ho più niente nell'armadio, che è l'armadio che mi batte qua, dice bello, compravo qualcosa, esatto, e quindi ho visto questa maglietta, me la sono messa davanti, dico sì, cazzo, figata, in più aveva questo taglio qui, questo buco, no, dove si vedeva questo tatuaggio, sembrava fatto apposta, e quindi... È una cazzata, è ovvio, la prima cosa che passava per la testa, mi pare che era una cosa intelligente. Taggo, dai, tagghiamo e ce ne andiamo. Allora, taggo, Vale, di Vale Libri, che dice sempre che non la taggo mai, Vale, ho rotto le balle, insomma, ti taggo, adesso poi sentiamo le tue risposte. Poi taggo tutta la piccionaia, tutti quanti, perché è un tag carino, poi parla di libri in senso lato, nel senso si parla, per diciamo, in contrapposizione, no? Non parlando di libri, è un po' come se si parlasse di libri, insomma, quindi è carino, insomma, come tag, quindi mi raccomando fatelo. Poi taggo Deborah Libardi, allora Deborah è una ragazza che io, a parte che adoro qua su YouTube, la seguo da un sacco di tempo, ci siamo incrociati, no, sfiorati, perché non siamo proprio in realtà incontrati a Trento, dove abita, e diciamo che quando lei fa un tag a me viene voglia di rifarlo, è pazzesco lei, perché poi ha delle letture che sono, lei legge molto giapponese, ha dei gusti un po' diversi dai miei, anche se qualche libro ogni tanto glielo rubo, riesco a rubare anche dalla tua lista, Deborah, Deborina, cioè, Deborina se posso sentire, ecco, Debbina, ecco, però è l'altra, quindi Debbie, e quando fai i tag, niente, mi viene voglia di farli, quindi ne faccio uno io di tag e ti taggo e vediamo un po' cosa fai, così magari lo ripropongo, mi ritorna la voglia di farlo. Poi taggo la mia grande amica Irma, mi raccomando, un po' che non ti si vede, insomma, non fai niente di youtubiano, beccate sto tag. E poi taggo una ragazza che mi sta simpaticissima, che è Cleia, che è un nome che a me piace un sacco, che è, qui sul tubo si chiama Billa Bio. E la ragazza che io trovo veramente dolcissima, parla di tante cose, non parla solo di libri, parla anche di cose biologiche, di ho visto gli ultimi video tuoi, Clelia, che parlavi di prodotti vegani, insomma è un canale molto ricco, molto bello, che vi consiglio. Bene, io ho fatto, ringrazio tantissimo Giulia di Piovono Giuggiole per avermi taggato in questo tag che, ripeto, adoro, e ringrazio voi per aver avuto il cuore, insomma, e l'anima di seguirmi, e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, vi voglio bene tutti, state bene, ciao!